aspetti il movimento doveva essere, doveva portare delle sentinelle, dei controllori all'interno degli enti, partendo soprattutto dai comuni che erano quelli più vicini alla vita dei cittadini, e lì era il primo passo già in avanti, cioè arrivare alle regioni che sono già un organo legislativo, cioè che fa leggi, esattamente come il Parlamento, noi abbiamo dei piccoli parlamentini, e iniziare a incidere un po' di più. E poi ovviamente la grossa svolta è stata con nel 2013 con l'elezione di 150 tra parlamentari e deputati. E per quanto riguarda la regione, voi lo sapete, no? Abbiamo come presidente, abbiamo eletto, nel senso che anche se voi avete votato, spero, il Movimento 5 Stelle nel 2010, vedo che molti dicono di sì. Abbiamo eletto il presidente del centrodestra, quindi Roberto Bolla. Io inizio sempre gli interventi che faccio ricordando quello che disse la Bresso, no? La Bresso era la candidata di centrosinistra, ricordate quella che disse in un ultimo dei comizi che fece proprio in Val di Susa, no? Che ha una donna di una certa età che si lamentava appunto della volontà da parte del centrosinistra di realizzare comunque contro la volontà popolare la linea ad alta velocità Torino-Lione, disse un qualche cosa di poco chiaro, poi lì disse che venne strumentalizzato dai notari del Movimento 5 Stelle, ma non lo so, valutatelo poi voi il video, l'avete visto, disse a questa anziana signora non muoia o non muoia, probabilmente disse non muoia signora, non si preoccupi, nel senso che comunque il tavolo faremo lo stesso, investiremo comunque miliardi di euro, però comunque il mondo va avanti. E da lì si disse appunto che noi facciamo perdere il centro-sinistra, ma io ho sempre detto che comunque in una elezione le liste si presentano e ognuno fa la sua strada, ognuno cerca di fare il suo percorso, portare i suoi idee, viene valutato in base a quelle. E se il centro-sinistra non è stato riconfermato nel 2010, non è certo perché noi ci siamo presentati, ma perché quello che ha fatto in 5 anni è stato fallimentare. Quindi io dico, abbiamo mandato a casa la Bresso nel 2010, nel 2015 manderemo a casa Cota. Uno per volta, purtroppo si vota, o per fortuna, ogni 5 anni, quindi il risultato, l'obiettivo è quello. Che dire, ovviamente in una regione il tema principale è la sanità, noi facciamo il ciclo 80% di bilancio in sanità l'EMI è stato in qualche modo toccato anche dalle situazioni della sanità. Non ve lo devo dire, lo sapete benissimo, dico più che altro a chi ci vede online, l'EMI è un comune commissariato sciolto per infiltrazione mafiosa. C'è la 'Ndrangheta in Piemonte, perché qualche intelligentone politico o giornalista cade dalle nuvole e dice no, la 'Ndrangheta è un fenomeno culturale calabrese che non esiste nel nord. Sì, ma che stiamo a dire? No? La criminalità organizzata si sposta, va laddove ci sono i soldi, quindi in Calabria al massimo ci sono le faide, qui c'è la Salerno Reggio Calabria che è infatti ferma da anni, ma va laddove ci sono i soldi, quindi dove c'è il movimento terra, laddove c'è il cemento, dove ci sono le grandi infrastrutture, quindi c'è in Lombardia, c'è in Emilia Romagna, c'è in Veneto, c'è in Liguria, c'è in Piemonte. Noi abbiamo avuto un'estesissima operazione della DIA, della divisione investigativa antimafia, che non smetterò mai di ringraziare, che ha fatto capire, vedere come ci sono fortissime connivenze, collusioni con la politica in Piemonte. E uno dei nodi principali, purtroppo per voi, è proprio l'ENI. L'ENI c'era il sindaco, Nevio Coral, che è stato prima arrestato, poi messo ai domiciliari, adesso sotto processo, in quanto era collegato alla locale 'Ndrangheta di Cornier con il capo Bruno Iaria, che si ricollega, e questo se poi qualcuno, probabilmente Ivan Della Valle vorrà parlarne successivamente, perché sì, ha fatto un comunicato stampa molto delicato oggi, ma giusto, sull'alta velocità, nel senso è capitato, guardate i casi della vita, che questo capo della 'Ndrangheta locale di Cornier è stato assunto in una ditta, l'Italcoge, a fresco fresco di detenzione liberato grazie all'indulto, è andato a lavorare nell'Italcoge che lavora in Val di Susa, che adesso ha predisposto tutte le recinzioni del cantiere del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte. È uno di quegli imprenditori che avete visto in TV oggi osannato come un eroe che lavora in Val di Susa laddove ci sono dei sabotaggi. E li vogliono, la regione Piemonte gli vuole dare il sigillo d'oro della regione Piemonte.
vi rendete conto? Senza valutare un giornale, un telegiornale che dica chi sono questi imprenditori, chi sono i Lazzaro, chi è l'Italcoce, che si basta aprire un'azienda, un giornale dagli anni 70 in poi, un continuo vedere indagini, arresti, processi per falso in bilancio, per falsa fatturazione, per evasione, per cartelli, su tutte quelle che sono le opere che sono state fatte in Valdisusa. Ora, lo scopriamo noi che non siamo Sherlock Holmes, penso che i giornali e l'alta politica dovrebbero sapere. Dicevo, quindi si collega questo con la regione, perché l'assessore, sempre per i casi della vita, no? I casi della vita, l'assessore che venne scelto nella sanità di Regione Piemonte, la sanità cuba l'80% delle risorse, quindi lì ci sono i soldi, lì c'è la ciccia, venne scelto proprio la Ferrero, che per caso è sposata con il figlio di Nevio Cora. Per caso, cioè non è che si può ascrivere a questa povera donna sposata, c'è amore, in effetti mi suggeriscono, e non può sapere che il padre ovviamente si riunisce con i capi delle cosche della zona del Canavese. No, può anche non sapere. Comunque, tolto questo, viene indagata la Ferrero per lo scandalo famoso del 2000, da fine 2010, inizio 2011, per l'appalto dei pannoloni, no? Vedete, pure sui pannoloni riescono, insomma, a fare, non dico rubare, perché sennò poi sapete che arrivano le querele, ma insomma, sta indagando la magistratura, pure sui pantaloni degli anziani riescono a fare, o si pensa che riescano a fare, si teme che riescano a fare, degli inciuci. Quindi hanno fatto questo appalto sui pannoloni, sta indagando la magistratura, la Ferrero viene mandata a casa. Cota si dice sconvolto, non avrei mai pensato ovviamente alleandomi con PDL potessero essere problemi di questa sorta, no? Ovviamente chi non avrebbe mai pensato, e decide a quel punto di mettere un assessore alla sanità che viene dal mondo della Fiat, quindi chiama la Fiat, probabilmente chiama l'Apo magari la prima volta era impegnata, l'Apo Elka probabilmente, in un momento in un festino, e gli suggerisce questo manager dell'Iveco, Iveco Fiat, e lo sceglie perché non capisce nulla di sanità, e lui lo dice pure a una puntata di Record, non so se l'avete vista proprio quando si parlava delle problematiche della sanità nelle varie regioni, viene intervistato da un giornalista di Report, dice sì, io sono stato scelto dal presidente Cota proprio perché io non capisco nulla di sanità, io mi sono sempre occupato di macchine. Quindi, cioè, capite in che mani veniamo messi, in mano di manager che l'unica ottica che era quella di spolpare quello che è pubblico, di cercare di mettere in mano ai privati. E questa era la logica che voleva passare con probabilmente pensando che come i camion, no? Si smonta un pezzo se si guasta, no? Cioè smonta il carburatore, si mette a posto, dall'altra parte si potrebbe fare con la sanità e con gli esseri. Quindi sulla sanità loro hanno, la giunta Cota ha colpito tantissimo e ha fatto e sta facendo tutti quelli che sono i risparmi che dovrebbe fare sul bilancio della regione. Sapete che, e vado a chiudere, per dare la parola ai parlamentari, noi abbiamo un bilancio regionale disastrato, vi aggiorno su quella che è la cifra attuale del debito, siamo a circa 9 miliardi di euro, perché nell'ultimo bilancio la Corte dei Conti, che finalmente controlla i bilanci regionali, perché un tempo c'erano un ente terzo che controllava i bilanci regionali, il Coreco, poi l'hanno soppresso e quindi hanno fatto il cavolo che volevano, soprattutto sia Ghigo che Bresso, sia centrodestra che centrosinistra, nascondendo quelli che sono i soldi del bilancio sotto il tappeto, e quindi la Corte dei Conti ha dichiarato, ha scoperto, analizzando le carte, che i nostri bilanci sono falsi, sono truccati, e l'ha detto chiaramente. Quindi grazie al lavoro, insomma, non so, dei ministri, che anche loro l'hanno analizzato, poi se vogliono approfondire, il decreto legge 35, ci hanno dato a noi, enti locali, che stiamo ovviamente fallendo, un anticipo di cassa, che poi è un debito, non pensate che ci regalano i soldi, ci hanno dato 40 miliardi di euro, poi voi sarete più precisi. Come va adesso l'audio? Va bene? 3,3 miliardi. Con questi 3,3 miliardi siamo riusciti a pagare i fornitori, che voi sapete, che anche chi fa impresa tra di voi sa che un tempo
collaborare col pubblico era una garanzia, perché si entrava in un certo circuito, si riusciva a lavorare e in continuo. Adesso lavorare col pubblico era diventato un disastro, perché il pubblico pagava a 100, 200, 300, 400 giorni, quindi si andava poi in banca a provare a far scontare quelle che erano i crediti verso le regioni, ma il dato, diciamo, della credibilità, la solidità del bilancio dello Stato, anche con la regione, veniva declassato dalle varie agenzie di rating, e quindi nessuno più dava credito alle aziende. Quindi era diventato veramente tremendo la propria amministrazione. Quindi ci hanno dato questa liquidità, e in cambio ovviamente nessuno, purtroppo oramai, con questa situazione economica, macroeconomica, con la Merkel, con l'euro, ha bisogno di parlarne per ore di questi temi, dà più ovviamente credibilità al nostro paese. E quindi noi abbiamo dovuto aumentare, noi abbiamo votato contro, ve lo dico già, ma la Giunta Coto ha aumentato l'addizionale IPEF regionale, quindi nuove tasse per 170 milioni di euro. Quindi segnatevi questo dato: noi pagheremo questo anticipo che ci hanno dato da Roma di 3,3 miliardi dal 2014 al 2043. Iniziate a pensare a questa data, insomma, ci saremo ancora, come saremo messi, in che condizioni? 30 anni di mutuo, quindi una situazione che non è più sostenibile. Quindi la sanità loro la usano veramente, la tagliano a loro uso e veramente necessità, per cercare di salvare il salvabile, ma il danno grosso è stato fatto da Ghigo e da Bresso. Cota ci ha messo il suo carico, adesso veramente risulta difficile trovare delle soluzioni. Ci sono, perché ci sono tanti sprechi. L'ultimo è una notizia di qualche giorno fa, stiamo facendo una commissione d'inchiesta in cui si è scoperto che le ASL, perché hanno avuto anche la genialata di trasformare le USL, le unità sanitarie locali, che erano enti pubblici strumentali, in ASL, aziende private, fanno i bandi di gara quando la regione magari ancora non ti ha accordato l'ok. Fanno bandi di gara, mega bandi di gara, e quindi finisce che un'ASL spende uno, per la stessa siringa magari spende uno, un'altra spende due, l'altra spende tre, l'altra spende cinque. Com'è possibile? Dobbiamo chiederci com'è possibile, perché o uno ha comprato le siringhe spuntate, no, usate magari, che ne so, in Kenya, rimandate a noi usate, o se no c'è qualche cosa che non torna. Quindi l'ENI in qualche modo è l'epicentro di tutto questo, ma io lo vedo anche in un'ottica positiva, perché se da qua è nato il commissariamento, io penso che possa nascere anche il cambiamento, magari col Movimento 5 Stelle, perché io al momento posso anche sbagliarmi, ma non vedo prospettive di cambiamento nella classe partitocratica, nella classe dirigenziale italiana. Quindi i partiti devono andare a casa, perché quelli che hanno fatto tutto questo disastro, l'ENI, come a Torino, come a Roma, di cui ci diranno i parlamentari, non possono proporsi poi riverginati dopo un anno, magari con i renti della situazione, che insomma poi c'è già un dossier bello speso su Renzi, di cosa ha combinato a Firenze, e dire: ma siamo il nuovo, noi siamo i nuovi, siamo i rottamatori, torniamo, cambiamo la situazione. No, ci devono essere persone nuove, modelli nuovi, proposte nuove, perché qua il paese va veramente riformato per essere salvato, se no sprofondiamo tutti insieme. E noi, questo che amiamo tanto l'ENI, amiamo tanto il Piemonte, amiamo tanto il nostro paese, non glielo permetteremo mai. Grazie. Allora.